Buongiorno, buongiorno a tutti dalla Cucina Contina, ben ritrovati. Oggi ho intenzione per domani di farvi vedere manualmente le orecchiette. Ovviamente queste vengono tramandate dalla mia cara nonna. Io ero piccolina, stavo lì e guardavo attentamente questa donna meravigliosa. C'ho la pelle d'oca che mi viene anche... Scusate, mi sono emozionata, il magone ogni qualvolta che la nomino, perché l'ho voluta molto bene, anche lei ovviamente. Si metteva di prima mattina, all'epoca si alzavano verso le 5, le 6, perché lei scusate, sono emozionata adesso, sto pensando a lei e mi emoziono. È bello pure farvi vedere questa emozione straordinaria e sincera, ecco, non mi veniva questo termine meraviglioso, la sincerità. E, come stavo per dirvi che lei, avendo 8 figli, allora, poverina, era una catena, e per farli sfamare all'epoca della povertà, che dico sempre, ritornando indietro, quei tempi erano meravigliosi, con un niente, faceva questa donna, amava la cucina, che adesso in tutto il mondo, come abbiamo visto nei vari video, arte culinaria in primis, che è la cosa secondo me bella, sana. Ci abbiamo prodotti in tutto il mondo con la CE, la Comunità Europea, ci siamo allargati, ci siamo dilungati con dei prodotti meravigliosi. E quindi, ritornando alla mia radice, che questa donna diceva sempre: piglio con un pezzettino di farina, un mozzico di farina, con un piccolo farina oggi faccio le orecchiette. E io, ripeto, stavo lì a guardare attentamente, anche perché non è tanto facile la praticità, ma con gli occhi ho avuto questo dono meraviglioso di guardare attentamente sta donna. Ho imparato, riscaldavo un po' di acqua, un po' di farina. Io metto il sale, che poi non è, è facoltativo. Lei metteva un pizzico di sale, io ce lo metto. E iniziava a impastare con queste dita meravigliose. La seta, diceva, vedi questa farina, è una seta. Vedi, 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 nonna, è meravigliosa questa farina, è perfetta. E incominciava a impastare. Dicevo, io nonna, ma quant'acqua? Dipende dalla farina, ovviamente, adesso è così. Diceva lì, dipende dalla farina, quella che richiede la farina. Non devono essere né molto morbidi e manco dure l'impasto. Deve essere, diciamo, quasi perfetto. E non c'è macchinario, non c'è nessuno. A meno che con l'industria adesso, ripeto, si è evolta il mondo, siamo diventati così, diciamo, perfetti con i macchinari, attenzione che fanno le orecchiette, ma la praticità sono le mani. E innanzitutto mi diceva sempre, non dovete mettere mai anelli e bracciali e le unghie pulite quando dovete impastare. Le unghie a nonna, sì, vanno, te lo puoi mettere, pitturisci, che voleva dire metterti lo smalto, quando vai a un matrimonio, ma quando si impasta le mani devono essere sempre pulite, ben pulite, ripeto, senza bracciali e senza anelli, con la semplicità, e impastava, io stavo lì seduta a fianco a lei a guardare attentamente, e ho insegnato a fare le orecchiette, che sono la fine del mondo, con nubio perfetto. Ad esempio, noi in Puglia abbiamo le cime di rapa, che sono di una meraviglia, fatte con le orecchiette, buonissime, ottime, addirittura con un po' di sugo, lei, io ripeto, la nominerò sempre, sempre, sta donna meravigliosa, faceva sugo, è un cucchiaio di ricotta forte, che era di un'ottusità meravigliosa. Poi diceva, prendiamo la rasola,
che era questo oggetto. Lei la chiamava la Rasol. E niente, e con 200 grammi di farina vi faccio vedere come si formano delle orecchiette. L'acqua quanto basta, con naturalezza, ogni tanto si puliva le mani, raccoglieva questo impasto e impastava. Oppure ricordo bene la domenica facevano le braciole. Ovviamente queste braciole, che in italiano noi le chiamiamo involtine, però al nord l'involtina è una sorta di carne a fette, diciamo tipo bistecca. E ho scordato di dirvi che per fare questo tipo di impasto si usa solo la rimacinata. E niente, è perfetto, è quasi perfetto da impastare un altro po'. Io l'impasto. Ecco, l'impasto è perfetto. Non è né molle né duro, è perfetto. Me lo pulisco, la spianatoio. Lei la spianatoio la chiamava utoliere. Il tavoliere in gergo, ovviamente. Adesso si chiamano spianatoie. Poverina, anzi, essendo che all'epoca, io parlo di... Lei è venuta a mancare all'età di 98 anni, ringraziando il Signore, è vissuta parecchio. E all'epoca, avendo la quinta elementare, all'epoca secondo me la quinta elementare, la paragona alla terza media, ed era così istruita sta donna, anche se, ripeto, il tavoliere è la Puglia, cioè abbiamo una zona di tavoliere che è della Puglia. E quindi noi giovani adesso viene chiamato spianatoia. Poi dovete scusare, mi devo andare a pulire le mani, mi lavo le mani affinché l'impasto deve riposare per 5 minuti. Facciamola riposare. C'aveva questo è un oggetto che è un asciugatore di pasta, non è altro che è un telaio con della rete alimentare, e lei la chiamava la retina. Io l'ho fatta fare a mano e adesso vi faccio vedere il resto delle orecchiette. Stendiamo la pasta. Mi manca un oggetto che lo vado a prendere. Questo ferretto in acciaio. Allora lei, nel momento in cui un'orecchietta la faceva con un buco, faceva un frecid. E io sono stata brava a trovarlo, perché lei questo usavo. E io, per tramandare, ripeto, le tradizioni della mia famiglia, ho trovato frecid. Stendiamo l'impasto, facciamo una sorta di bastoncino, tutto lineare. Che buoni, sono una meraviglia, io sono pastara. Amo la mia famiglia amiamo la pasta fresca. Poi un altro giorno vi farò vedere
un altro tipo, un'altra tipologia di pasta che sempre lei faceva. È una pasta antica. Quando non riusciva a stendere l'impasto, la pasta, diceva: sta pasta tina è nervosa. Non riusciva a stenderla, perché secondo lei la vedeva nervosa. Ovviamente per fare l'incavatura dell'orecchietto usava questa tipologia di coltello, senza denti. Non doveva essere la parte del coltello, doveva essere liscia. Io domani questi li farò col sugo. Guardate, si taglia un pezzettino, si fa l'incavatura e si girano con il pollice. Ed ecco l'orecchietta. E la vado a mettere sul contenitore. Questa non è venuta bene, lì lo stendeva così. Prendeva questo attrezzo, l'incavatura, faceva ufrociad e venivano misti. E così ufrociad. Prendeva un altro pezzo, incavatura, così, e lo girava. Lo girava ed ecco l'orecchietto. Un pezzettino. Io non voglio essere maestra, io amo la cucina, quello che mi ha tramandato la mia famiglia. Cavatura, giro ed ecco l'orecchietto. Eccolo, prendo il pezzettino, lo giro, l'incavatura. Lo giro sul pollice e lo metto qui e così via. Lo prendo, lo giro, che meraviglia! E lo giro. Lo prendo. Faccio piano così lo vedete meglio, lo prendo, lo incavo sul pollice e lo faccio asciugare sull'asciugatore. Prendo il coltello, lo giro, lo incavo ed eccolo qua, perfetto, e si asciugano. Prendo, lo giro, lo incavo ed è fatto l'orecchietto. Prendo un altro pezzo di impasto, io la chiamo pasta perché è sempre pasta, lo giro e lo faccio asciugare. Prendo. Giro per farvelo vedere meglio e lo metto qui. Lo incavo, lo giro ed è fatto l'orecchietto. Sono meravigliosi. Questo non mi piace. Lei faceva, lo stendeva
tutto, ho visto tutto con i miei occhi, tutto quello che faceva. Osservavo sta donna, prendeva questo ferretto, questo attrezzo, cavava, piano piano lo spingeva nell'impasto, si girava ed ecco che Cird. Ed è fatto. Non sciupava niente, non sciupava niente, non si sciupava niente. Prendevo lo vecchietto, lo metteva qui, spingeva piano piano, ben cavallo. Ve lo faccio vedere ancora più piano. No, questo non è venuto. Facimo frociad. Come vogliamo chiamarli, strozzapreti, fricelli, qualsiasi nome. Si prende l'attrezzo, si mette sopra l'impasto, si gira, si avvolge l'impasto ed è fatto. Poi piano piano si toglie, si fa ed è fatto. Ed è pronto frociad. Si taglia un pezzettino di impasto. E si gira e si incava ed è pronto l'orecchietto. Si gira e si è fatto l'orecchietto. Mi ricordo che lei, la spianatoia, o tavolier come chiamava lei, lo metteva sopra due sedie, si sedeva. A me piace stare in piedi. Poverina si stancava. Anche perché lei esercitava un lavoro meraviglioso. Non avendo studiato, però aveva questa quinta elementare, arrivò un medico condotto, medico di famiglia a Palagianello, e seppe che lei era brava a fare le punture, le flebo, fu capace anche di far partorire una signora e la chiamava l'Immacolata l'infermiera. E si alzava presto per fare tutto il giro, cioè aveva, questo è venuto con il buco, che facciamo? La rimpastiamo, prendiamo l'attrezzo, caviamo, dispiego, giriamo ed è fatto. Fatto il cird, lo giriamo ed è fatto. E quindi si alzava presto, come stavo per dirvi, che come stavo dicendo prima, che si stancava. Ecco perché appoggiava la spianatoia su due sedie per stare comoda. Faceva anche l'infermiera, mia nonna. La conoscevano tutti in paese. Questo è quanto. Vi voglio bene, vi saluto, fate una buona giornata e alla prossima. Vi voglio bene. Buona giornata a tutti. Dalla cucina continua.